Allora, intanto occorre dire che poco o nulla è stato fatto in passato. I danni dei cinghiali sono aumentati proprio per questa mancanza di gestione, mancanza di contenimento, e l'animale si è antropizzato, tant'è che lo troviamo addirittura in spiaggia, nei parchi urbani, ma addirittura nei centri storici. Quindi occorre, senza approccio ideologico, con molta logica e con molta trasparenza, gestirlo. Tutti quanti, tutta la filiera istituzionale dalla stessa parte. Non possiamo lasciare gli agricoltori davanti ai danni da soli, stanno quasi raddoppiando i danni agli agricoltori, 700 incidenti l'anno, e il tema è in assoluto aumento ed è fuori controllo. Da una parte c'è ministeri che bloccano la cattura e dall'altra ministeri che ci dicono addirittura che c'è il rischio della peste suina. Quindi bisogna che si faccia una modifica della legge 157 e si dia la possibilità alle polizie di lavorare. Contemporaneamente, da parte nostra, abbiamo fatto un controllo attraverso un protocollo d'intesa firmato da tutti i livelli istituzionali: carabinieri, forestali, polizie provinciali, associazioni venatorie, associazioni agricole, enti locali, in modo che tutti quanti siamo dalla stessa parte, senza ipocrisia. Non c'è animosità, la gestione va fatta in modo razionale, ma non possiamo certamente consentire che ci possano essere persone che muoiono per la strada per la presenza di ungulati lungo la spiaggia, oppure devastazione di agricoltori che non riescono a raccogliere i loro frutti. Quindi su questo saremo intransigenti, faremo tutto quello che c'è da fare fino in fondo.